Va bene, allora buongiorno a tutti. Io, per chi non mi conosce, sono Marinella Bozzetti dell'associazione Ciclo Murgia, e che è l'associazione che ha promosso questo laboratorio dal basso insieme ad altri partner che sono il Comitato per il Bene Comune, l'Ordine degli Architetti della Provincia di Barletta Andria-Trani e l'azienda agricola Torrente Locone. E faccio io una breve introduzione, perché più tardi poi invece arriverà la responsabile di questo progetto dell'ARTI, che è l'ufficio regionale che finanzia il progetto, che è Flavia Giordano, e più tardi lei chiaramente vi parlerà anche dell'azione che è appunto il laboratorio dal basso. E il progetto di Extraterrestre è un progetto che fondamentalmente è nato da una riflessione. Noi come Ciclo Murgia lavoriamo nel Parco Nazionale dell'Alta Murgia, ci occupiamo di educazione ambientale, principalmente lavoriamo in ambienti naturali, però la nostra riflessione nasceva dal fatto che comunque la maggior parte di noi vive e non può prescindere dalla città, e ci sembrava indispensabile approfondire certi temi che avevamo già affrontato in altri ambiti legati proprio alla terra, alla realizzazione di ecosistemi diciamo ideali in cui inserire la nostra casa, la nostra vita, che appunto però afferiscono a un mondo che è quello della campagna, che in questo momento per noi, per esempio, per noi che abbiamo fatto, da cui è nata l'idea, è lontano. Cioè, in questo momento noi viviamo in città e di questo ci dobbiamo occupare. Quindi l'obiettivo principale del progetto è quello di analizzare e capire come intanto la città può essere più sostenibile, cioè proprio il nostro vivere quotidiano può avvalersi di una serie di pratiche che rendano gesti normali e appunto frequenti sostenibili, a un basso impatto ambientale, e soprattutto anche riflettere tra quello che può essere il collegamento tra la città e la campagna a livello locale, cioè quanto la città può avvalersi del supporto della campagna nelle immediate vicinanze. E quindi le riflessioni che faremo in questo laboratorio partono più o meno da queste idee principali. Il laboratorio è articolato e anche molto differente nelle tematiche, che nel modo in cui verranno affrontate. C'è una parte più tecnica, che è quella che affronteremo da lunedì in poi, però non si poteva prescindere da una parte teorica, che è quella da cui chiaramente nasce tutta la riflessione. E questi due giorni sono quelli della parte teorica, che vi dovete un po' sciroppare, ma sono sicura che sarà interessante. No, veramente, sarà veramente interessante, perché le persone che abbiamo deciso di chiamare hanno un immediato collegamento con i temi che poi affronteremo anche praticamente. Oggi abbiamo con noi Carlo Ribotto, domani Davide Bocchicchio, e Carlo in particolare, ora ci dirà lui di che cosa si occupa, perché lui ieri mi ha detto è complesso presentarmi, quindi si presenterà lui, però fondamentalmente la cosa interessante di Carlo è che, oltre a analizzare e studiare le dinamiche del mercato del lavoro in questo momento e dell'inserimento sociale fondamentalmente di alcune figure all'interno di realtà che per la maggior parte riguardano realtà agricole, ha proprio una serie di esperienze sue personali, ma anche analizzato tutto quello che afferisce alla questione dei gruppi d'acquisto, delle produzioni locali, delle filiere corte, del chilometro zero. Lui chiaramente viene da Torino, ci parlerà della realtà a lui più vicina. Noi come associazione, la cosa su cui ci confrontavamo ieri sera, sono 2 anni che veramente a stento portiamo avanti un gruppo d'acquisto. Loro invece, lui è potuto partecipare, non so se proprio al tavolo di progettazione per la questione delle mense scolastiche, sì. per il
il servizio delle mense scolastiche nella città direttamente dalle aziende agricole locali che fanno agricoltura biologica, piuttosto che poi altre realtà di cui Carlo ci parlerà ampiamente oggi. E quindi io proprio ti lascio presente perché non voglio sbagliare dire cose, e soprattutto perché mi sono dilungata un sacco. E, per quanto riguarda degli aspetti tecnici, noi ora faremo questa mattinata e poi oggi pomeriggio con Carlo, a metà mattinata faremo una piccola pausa, poi dall'una alle 3:30 un'altra pausa. C'è un foglio delle firme che sta arrivando col valletto che girerà sia la mattina che il pomeriggio, questo per tutto il laboratorio, quindi ricordatevi che dovete firmarlo sia la mattina che il pomeriggio, perché poi a fine laboratorio per chi l'avrà frequentato tutto si potrà richiedere un attestato di frequenza, e soprattutto perché l'Arti ha bisogno di sapere quanta partecipazione c'è stata. E un'altra cosa è che invece per chi si è iscritto al laboratorio di lunedì con la vivaista, che noi faremo in parte teoria in parte pratica in villa, vi dovrò fornire un elenco di proprio rifiuti che dovete collezionare da portare in villa, non so, bottiglie piuttosto che altre cose che vi fornirò oggi pomeriggio, così avete tempo fino a lunedì o martedì per procurarvi un paio di cose. Basta, queste sono le cose che dovevo dire, lascio la parola a Carlo. Ok, grazie Marinella. No, un'ultima cosa, sì. Se dovete intervenire dovete parlare al microfono perché c'è lo streaming, il Grande Fratello ci osserva. Sì. Sì, infatti anch'io sono dotato di microfono. Allora, mi presento un attimino, io sono Carlo Ribotto, come sentirete dall'accento non sono di qua, vengo da Torino, mi occupo diciamo di due cose che hanno in comune il settore agricolo. Con l'Università di Torino sto facendo alcune collaborazioni, l'ho fatto in passato in maniera purtroppo non costante, perché come sapete tutti, insomma, il mondo universitario della ricerca in Italia è molto difficile viverci, e mi sono occupato della ricerca riguardo agricoltura biologica, filiere corte, sistema agroalimentare. Poi invece mi occupo di politiche del lavoro, faccio attività di consulenza in alcune cooperative e presso la Coldiretti su progetti di inserimento lavorativo di persone disabili o comunque di fasce deboli, soprattutto nel settore agricolo. E quindi diciamo in questi ultimi anni la città di Torino, la provincia di Torino sta sviluppando molti progetti di inserimento lavorativo in agricoltura, insomma, che sto seguendo con la Coldiretti. Quindi questo diciamo un pochino il mio bagaglio. Quello che oggi vorrei, insomma, la lezione di oggi tratterà un po' il tema dell'evoluzione innanzitutto del sistema agroalimentare, quindi vi porterò alcuni dati, un po' di informazioni su come è evoluto diciamo dal dopoguerra negli ultimi anni il sistema agroalimentare e più in particolare il sistema agricolo, qual è la situazione attuale, e poi andremo a analizzare quali sono i cambiamenti che ci sono in Italia, in alcune aree forse di più che sono un pochino più avanti da questo punto di vista, in altre aree stanno iniziando comunque questi cambiamenti, ma sembra essere una tendenza abbastanza costante, cambiamenti che vanno verso una diciamo nuova definizione del rapporto tra cittadini, consumatori e agricoltori e del rapporto tra città e campagna. Quello che vi chiedo, visto che non siamo in molti, è di intervenire, quindi fare domande, nel senso che mi piacerebbe sì presentare le slide che ho preparato, parlare, però comunque insomma aprire anche molto un dibattito, quindi se avete domande, curiosità, cose che vanno anche oltre quello che dico, insomma alzate la mano, sicuramente il microfono non aiuta, ma va bene. Allora, aspettate solo che apro... Grazie. Si espande economicamente, quindi come valore economico, come potenza economica, ma poi chiaramente anche come potenza in grado di fare lobbying e quindi di influenzare le scelte della politica. E poi una forte riduzione del reddito agricolo derivante dalla produzione. E questi numeri sono davvero incredibili, adesso li vedremo.
Allora, questo è il grafico, il trend del numero che va dal 1961 al 2010 della riduzione delle aziende agricole. Sono fatti in corrispondenza i dati dei censimenti dell'agricoltura, no? Quindi insomma sono dati ufficiali, Istat. Vediamo come nel 1961 erano 4.294.000 le aziende. Siamo passati nel 2010 a 1.621 aziende agricole sul territorio italiano e quindi insomma, è un calo costante che c'è stato negli ultimi anni e questo appunto è un fenomeno che c'è in qualsiasi paese diciamo avanzato occidentale, questa riduzione netta delle aziende agricole. Allora, questo sì, è il trend della ripartizione agricola per territorio. Vedete, allora, fondamentalmente il lato principale è il rosso, che sono le aziende di collina, che hanno un incremento così come le aziende di pianura, più o meno uguale, mentre invece questo nettissimo calo delle aziende di montagna. Vedete come nel 1961 il numero delle aziende di montagna erano poco inferiori rispetto a quelle invece che stanno su un territorio di pianura, si passa nel 2010 che invece sono insomma, poco più della metà e quindi un drastico calo. E quando vediamo questi grafici dobbiamo sempre pensare a quali sono state le conseguenze di questo fenomeno. Beh, in Piemonte, in provincia di Torino, avendo un sacco di montagne, ci rendiamo conto che sono lo spopolamento innanzitutto appunto dei territori montani con tutta una serie di effetti sociali, perché ormai le montagne sono o hanno una vocazione turistica, allora cambia tutto, ma quelle che non ce l'hanno, io ad esempio abito vicino alle valli di Lanzo, che sono delle valli sfigatissime dove non c'è assolutamente nulla, ma sono molto belle per andare a fare passeggiate, per andare a fare alpinismo, però non ci sono impianti di sci, non sono una meta turistica. E la popolazione, chiaramente l'età della popolazione si sta innalzando, i giovani vanno a Torino, vanno via e quindi sono sempre più dei paesi per vecchi con pochissimi servizi per la popolazione, pochissime scuole, uffici postali che non ci sono più, che funzionano mezza giornata a settimana. E poi tutta la questione invece della tutela del territorio, del dissesto idrogeologico, questo è l'altro grosso problema chiaramente, perché le aziende agricole montane avevano questa importante funzione che faceva parte delle loro attività quotidiane, della gestione territoriale, della gestione dei boschi, della gestione dei canali, dei fossi, eccetera, che questa cosa chiaramente non viene più fatta da nessuno. Il pubblico, per questione di risorse, non è subentrato chiaramente all'attività lasciata dalle aziende agricole e quindi c'è un dissesto territoriale con tutta una serie poi di ripercussioni, soprattutto quando si verificano alluvioni, fenomeni di questo tipo. Allora, questo qui invece è il dato della diminuzione della superficie agricola. Come vedete è chiaramente meno netto rispetto al calo delle aziende, no? D'altronde c'è stato un aumento medio della dimensione delle aziende agricole. Però questo è un altro importante fenomeno perché se si vanno, io adesso non li ho riportati per non fare troppi grafici e non tediarvi, però chiaramente questa diminuzione della superficie agricola si ha soprattutto nelle aree montane che sono molto più difficili da lavorare, richiedono molta più fatica, molti più costi. Però il calo anche in questo caso è netto. Io ho messo la SAT e la SAVOI, verificate, cioè, date più attenzione alla parte rossa che è la superficie agricola utilizzabile. L'altra sarebbe la SAU, che è la superficie agricola totale, cioè la somma della superficie agricola utilizzabile e della superficie agricola non utilizzabile. Quella non utilizzabile sarebbe tutta la parte di superficie che in questo momento attualmente non è coltivata, ma che potrebbe essere coltivata con delle semplici operazioni, quindi insomma, senza troppe difficoltà potrebbe essere messa a coltura. Quindi però anche in questo caso c'è stato un calo chiaramente notevole nel corso degli anni. Qui invece appunto ho messo l'incremento della superficie agricola della SAU media, quindi vedete diminuzione delle aziende agricole e parallelamente c'è un aumento della dimensione media delle aziende, quindi spariscono soprattutto quelle più piccole, incrementano quelle più grandi e la SAU media incrementa.
Allora, questo dato qua appunto si ricollega a quello che vi dicevo prima, la perdita del valore economico di tutto quello che è il settore agricolo. Ho messo questo confronto tra il 1991 e il 2012 dei principali chiaramente comparti economici italiani. Vedete, allora, lo spazio piccolino azzurro è quello dell'agricoltura, selvicoltura, pesca, qui c'è questo aggregato. Vedete, si passa dal 3,50 al 2%, quindi il valore aggiunto del comparto agricolo, c'è questa netta diminuzione. In realtà, appunto, l'unico, cioè quello che cresce principalmente, è invece il comparto dei servizi, proprio di questi anni, quindi l'importanza sempre maggiore del valore aggiunto ad esempio, tutto il comparto dei servizi, pensiamo soprattutto che si ricollega al settore agricolo, alla grande distribuzione, e quindi sempre la maggiore importanza, il maggiore peso di questo settore sugli altri. Anche le costruzioni chiaramente hanno un calo, ma insomma, sappiamo che in questi anni chiaramente un periodo di contrazione, per fortuna mi viene da dire, per le costruzioni, e la stessa cosa per l'industria, insomma il tessuto industriale chiaramente ha sofferto molto in questi ultimi anni. Allora sì, adesso qua ho messo un attimino il funzionamento, poi lo vedremo più nel dettaglio per alcuni comparti specifici. Qui diciamo è a livello macro generale. Prima dell'azienda agricola, come dicevo, ci sono dei settori a monte che prima non c'erano, erano comunque residuali perché era l'azienda agricola che si produceva questi input, quindi facevano parte dell'attività agricola che era molto più ampia, molto più diffusa. E invece ci sono tutta una serie invece di appunto fornitori, diciamo, di materie prime, possiamo chiamarle così, sementi e altre materie prime. Vedremo poi come funziona questo mercato, quali sono le principali aziende, prodotti chimici, mezzi meccanici, carburanti e poi le conoscenze, no? Le conoscenze, pensiamo, negli altri casi chiaramente sono tutte industrie, no? Che forniscono queste materie prime. Nel caso delle conoscenze sono principalmente le università, no? Che sono diventati dei diffusori della conoscenza, delle nuove tecniche per tutto il comparto agricolo. Dai produttori si passa ai fornitori di questi beni, e quindi nella maggior parte dei casi sono aziende di distribuzione che forniscono questi input al settore agricolo. Per la conoscenza invece prevalentemente sono tecnici che vanno nelle aziende agricole e offrono appunto consulenza tecnica per gli allevamenti piuttosto che per le colture. E poi abbiamo l'azienda agricola. Poi dall'azienda agricola nella maggior parte dei casi si passa comunque a un distributore di primo livello che concentra le merci provenienti da più aziende agricole, perché il territorio agricolo italiano comunque rimane paragonato con quello degli altri paesi europei, soprattutto con quello canadese e americano, molto frammentato, costituito comunque da molte aziende di dimensioni piccole o medio piccole. E quindi è fondamentale l'aggregazione, la concentrazione delle merci, che vengono svolte solitamente da una cooperativa che unisce più produttori oppure da un grossista, che poi si passa a un alto livello della distribuzione e poi si passa alla vendita, che può essere effettuata attraverso la grande distribuzione piuttosto che i negozi al dettaglio. Oppure il processo è simile, c'è prima il processo di trasformazione, quindi nei casi in cui chiaramente il prodotto agricolo è materia prima per l'industria di trasformazione, no? Pensiamo a tutto al valore economico che ha per l'Italia, ad esempio i pomodori, no? Quindi tutte le conserve di pomodori che chiaramente vengono trasformate nella maggior parte dei casi dal settore industriale per poi essere vendute nella grande distribuzione oppure nei negozi al dettaglio. Ecco qua, ho trovato questi grafici che ha fatto la Coldiretti, uno studio del Coldiretti per 8 settori diversi. Io ne ho messi solo 3 perché insomma, sono rappresentativi e più o meno insomma, poi funzionano in maniera abbastanza simile. Questo è il caso appunto dell'ortofrutta fresca, quindi insomma si parte dalle imprese ortofrutticole, le aziende agricole che producono ortaggi, e poi vedete tutti i vari passaggi. In realtà in questo caso si può vedere che possono essere solo un passaggio per arrivare ai centri agroalimentari e grandi mercati, oppure possono esserci in alcuni casi 2 o 3 passaggi per arrivare, per poi passare al dettaglio e poi ai vari chiaramente modalità di vendita. Dettaglio tradizionale, quindi pensiamo
ad esempio ai mercati, libero servizio che sarebbe, diciamo, i negozi di più piccole dimensioni, vendita diretta, discount e tutti i super e ipermercati. Chiaramente c'è anche la possibilità della vendita diretta, quindi questa freccia dove le imprese ortofrutticole passano direttamente alla fase del dettaglio vendendo autonomamente. Però, anche se, come vedremo dopo, anche se è un fenomeno in fortissima espansione, chiaramente il valore economico di questa parte è ancora residuale confronto a tutto quello che è commercializzato dalla grande distribuzione e poi negli ultimi anni anche dai discount, che insomma che stanno avendo chiaramente un'importanza crescente. Questo invece è la filiera dell'ortofrutta trasformata. E qui anche insomma è molto simile, come potete vedere, chiaramente c'è l'industria di trasformazione, quindi prima non ci sono i famosi mercati generali, che sono appunto questo incontro con tutta la parte di vendita diretta, ma ci sono le aziende di trasformazione. Anche in questo caso le aziende agricole più strutturate possono vendere direttamente più grosse alla trasformazione, ma nella maggior parte dei casi c'è un passaggio attraverso cooperative o attraverso grossisti o attraverso tutte e due, per poi arrivare alla trasformazione, al dettaglio e poi ai vari canali di vendita. Poi qua invece ho messo la filiera dei cereali, che come potete vedere è un pochino più complessa, perché chiaramente insomma, ci deve essere la presenza dei mulini, che insomma invece nel settore, negli altri settori che abbiamo visto non c'era. Quindi chiaramente rappresenta quello che viene chiamato un collo di bottiglia, quindi un passaggio fondamentale che ci deve essere. E quindi comunque le aziende agricole o passano di lì direttamente o comunque attraverso degli elementi di concentrazione dell'offerta passano poi attraverso i mulini. I mulini a loro volta vendono o i panifici o i industriali o alle panetterie e poi si passa al negozio al dettaglio. Però vedete quanti sono i passaggi in questo caso. Cioè, prima di arrivare ai mulini ci possono già volendo essere tre passaggi, poi ce n'è un altro per arrivare ai panifici e poi ancora un altro per arrivare alla vendita diretta. Chiaramente con tutte delle fasi di trasporto che incidono in tutti questi passaggi e che quindi anche questi hanno un'importanza economica, perché chiaramente chi si occupa del trasporto deve essere pagato, ci sono i mezzi di produzione, c'è un impatto ambientale sicuramente. E quindi questo è un altro importante elemento. Per collegarmi con la filiera di cereali mi viene in mente un articolo che è uscito sui principali quotidiani proprio in questi giorni, che parlava della pizza. E mettevano in evidenza come due pizze italiane, il titolo era questo, poi analizzando insomma si va un pochino più nel dettaglio, ma due pizze su tre non sono italiane, si diceva delle pizze che noi mangiamo nelle pizzerie. Questo cosa vuol dire? Che gli ingredienti di quelle pizze in due casi su tre provengono dall'estero. Ci sono pizze, in certi casi pizzerie, in cui il 100% della materia prima proviene dall'estero. Chiaramente ci sarà il pizzaiolo italiano che fa la pizza, però tutte le materie prime provengono dall'estero, perché noi siamo un paese dove, nonostante abbiamo questa vocazione, la pizza, la pasta, però la maggior parte, noi non siamo assolutamente autosufficienti. Sì. Il grano saraceno non è una graminacea, sì, infatti sono state anche questo il Movimento 5 Stelle e qualche altro partito che aveva fatto la lotta al grano saraceno. Sì, ma infatti ho letto, è divertente, perché cosa è successo? Che il Movimento 5 Stelle ha fatto questa proposta di legge o qualcosa del genere, in cui si parlava del grano saraceno, che insomma c'è troppo grano che arriva dall'estero fondamentalmente, però loro hanno confuso la parola straniero con saraceno. È stato questo errore abbastanza grave, perché il grano saraceno non è neanche una graminacea, è una pianta comunque appartenente a un altro ordine che fa chiaramente fa dei semi che possono anche essere utilizzati per la panificazione, tutta una serie, però comunque non ha nulla a che vedere con le graminacee e non serve per fare la pasta, la pizza, assolutamente no, è proprio un'altra pianta, si chiama grano ma improprio perché è il nome con cui si è diffuso, però non appartiene neanche alle graminacee. E c'è stato questo fatto divertente. Col grano saraceno non lo so, perché pizzoccheri. Sì, sono i pizzoccheri. È tipo, è una, cioè, si può fare la farina
no? Però non può essere utilizzata da sola, deve essere combinata con altre cose. Insomma, sono tipo le bruschette. Una pasta. No, è una pasta ma che è diffusa in Valtellinese, sì. Però appunto non è neanche una gran minaccia, è comunque un'importanza del tutto residuale a livello, no? Come produzioni, sono delle produzioni di nicchia, sì che ci sono, però appunto il Movimento 5 Stelle, poi mi pare che anche la Lega Nord abbia seguito questa cosa, volevano insomma denunciare, esatto, no? hanno confuso saraceno con straniero e quindi c'erano tutti con questo danno saraceno, no? Perché loro volevano denunciare un pochino quello che vi ho raccontato, che la maggior parte del grano che noi utilizziamo, esatto, sì, per la panificazione, per la produzione delle pizze, delle paste, e grano che proviene dall'estero, grano che proviene dal Canada, dalla Russia, e che grano che, allora, secondo le aziende che producono pasta, è un grano che va molto bene, in certi casi anche meglio di quello italiano, secondo altri produttori no, non è così, non si capisce, sicuramente costa meno. E questa è la grande contrapposizione che c'è stata negli ultimi anni tra le aziende produttori di pasta, pensiamo alla De Cecco, la Barilla, eccetera, e le associazioni di rappresentanza degli agricoltori rispetto al Made in Italy. Cioè, secondo gli agricoltori, il Made in Italy deve essere una cosa prodotta al 100% in Italia, che vuol dire prodotta, trasformata in Italia con materie agricole italiane. Quindi la pasta, per essere chiamata Made in Italy, dovrebbe essere fatta con grano italiano. Mentre invece per le aziende di produzione, ma anche comprensibilmente, io dico, loro dicono no, è sufficiente che sia trasformata in Italia. Quindi io pomodori posso comprare tranquillamente dalla Cina, trasformarli in Italia, fare tutto il processo, quindi importarli, lavarli, spremerli e conservarli, e poi mandarli in tutto il mondo come prodotto italiano. Esatto, sì, prodotto industriale. Cioè, l'agricoltura si intende, cioè la pianta deve nascere dalla terra lì dove risiede, secondo me. Se no, che produzione è? Poi certo. La parte industriale magari può essere definita. Certo. Però c'è questa contrapposizione, ma come dire, poi analizzando quelle che sono le argomentazioni, io le trovo in qualche modo valide entrambi, no? Perché il settore chiaramente della produzione industriale dice ah, ma noi tutti gli occupati, non potremmo avere tutti questi occupati, non siamo assolutamente autosufficienti. Però chiaramente questo, in qualche modo, se non si mettono dei vincoli, chiaramente si continuerà che la maggior parte della pasta che viene prodotta in Italia proviene comunque da, cioè almeno la metà, dicono, di quella che noi acquistiamo in Italia, molta di più chiaramente di quella che viene esportata come Made in Italy, proviene da grano che arriva da tutto il mondo. Questo sicuramente è un fattore importante per l'economia italiana in termini di reddito, in termini occupazionali, però pensiamo all'impatto ambientale che questa cosa ha, perché la pasta Made in Italy della Barilla che viene venduta in Canada, molto spesso cosa succede? Che il grano viene coltivato in Canada, arriva in Italia, viene trasformato e poi torna in Canada per essere venduto. Quindi da un punto di vista del PIL, per l'Italia, per l'occupazione, va bene, è un elemento positivo. Dal punto di vista ambientale, molto meno. Cioè, e quindi insomma, bisogna fare una riflessione chiaramente su questo. Tornando al tema della pizza, appunto questo articolo diceva che non solo il grano, ma molto spesso ormai anche il formaggio, la mozzarella che viene utilizzata per la pizza, non è la mozzarella fatta con latte italiano da produttori locali, ma molto spesso sono queste famose cagliate che vengono fatte con gli scarti di primo o secondo livello del latte nel nord Europa e poi vengono in qualche modo portate in Italia e utilizzate come formaggio simile alla pizza, no? Mi è capitato un po' di anni fa di lavorare in una pizzeria e mi immaginavo che ci fossero le mozzarelle, magari quelle che compro al supermercato, belle con l'acqua, eccetera. In realtà invece la maggior parte delle pizzerie utilizza questi panetti, no? Che sono molto meno acquosi, che non è proprio mozzarella, ma una roba che poi ha un sapore, un effetto, diciamo, simile sulla pizza. La stessa cosa col pomodoro, la passata di pomodoro, che è l'altro elemento essenziale che viene utilizzata per la pizza. In molti casi è prodotta all'estero, cioè, noi importiamo tanto pomodoro ad esempio anche dalla Cina e poi viene lavorato e appunto venduto come pomodoro made in Italy, perché effettivamente il processo di trasformazione avviene in Italia.
Un altro elemento è anche l'olio, l'olio extravergine. Io ieri passando sopra l'aeroporto, che sono arrivato in aereo, ho visto appunto distese enormi di bellissimi ulivi, però l'olio italiano di nuovo è un olio che è sicuramente di grande qualità, però costa di più rispetto a quello spagnolo, a quello turco o a quello greco. E quindi noi magari quando facciamo le nostre scelte alimentari andando al supermercato chiaramente cerchiamo magari l'olio italiano di qualità, però la maggior parte delle pizzerie chiaramente deve contenere i costi, la pizza non deve costare, deve costare comunque pochi euro perché è un piatto che è tenuto un piatto economico, e quindi la maggior parte dell'olio che si utilizza nelle pizzerie poi di fatto è olio che proviene da, da altri paesi, no? Dove molto spesso oltretutto, senza parlare del biologico di cui parleremo poi nel pomeriggio, però chiaramente i controlli sanitari, i controlli sull'agricoltura sono inferiori. In Italia comunque sono a un livello molto alto, negli altri paesi, soprattutto magari i paesi dell'Europa orientale, i paesi insomma del Nord Africa, ma anche in Spagna comunque sono, sono inferiori insomma tutti i controlli che ci sono. E quindi insomma, questa è un po' la, la situazione. Ecco, qua ci sono appunto alcuni dati su alcune categorie di prodotto e quindi su come, insomma, su come si scompone il valore. Vedete, beh, c'è una grossa differenza chiaramente, però la parte in blu è quella agricola, no? Quindi quello che tiene l'agricoltore. Questi dati sono anche ottimisti secondo me, perché poi ci ho visto altri dati dove la parte che tiene il settore agricolo è ancora inferiore, però vedete che ad esempio nel caso delle pesche solamente il 24% rimane agricoltore, poi c'è il costo all'ingrosso e poi c'è questa grossa lievitazione per il costo al dettaglio, nei negozi al dettaglio, quindi insomma è, una, è la parte comunque sempre in tutti questi grafici diciamo inferiore rispetto a poi quello che viene dopo la fase del, agricola chiaramente. Questa è la famosa passata di pomodoro di cui parlavamo e quindi questo fa vedere anche perché chiaramente, cioè, come dire, il dato da cui parte anche un altro fenomeno secondo me, che è quello per cui molte aziende agricole il pomodoro non lo fanno più, perché chiaramente quello che tiene l'azienda agricola è l'8,6% e tutto l'altro invece sono i costi della filiera, tutto quello che c'è dopo. E quindi chiaramente per molte aziende agricole è antieconomico, no? Vendere, cioè fabbricare, cioè coltivare in Italia il pomodoro che poi viene trasformato dall'industria, perché chiaramente viene riconosciuto un prezzo molto molto basso, che in molti casi non è neanche sufficiente chiaramente a pagare i costi di produzione. Non so se negli ultimi anni ogni tanto si sente parlare di appunto pomodori piuttosto che pesco, altri prodotti che non vengono neanche raccolti, ma perché effettivamente il prezzo è talmente basso che non è, cioè è antieconomico raccogliere, è antieconomico pagare qualcuno che vada a fare quella fase di produzione che c'è ancora, quindi è più economico lasciarli lì, chiaramente con un impatto poi dal punto di vista alimentare e dal punto di vista ambientale. Questo invece appunto è la filiera dei cereali, in particolare concentrato sulla pasta. Vedete che sono dati del tutto analoghi, possiamo dire, a quelli della filiera del pomodoro, quindi il 9% viene lasciato agli agricoltori e tutto il resto sono attività invece della filiera. Però chiaramente questo 9% è del dato italiano, quindi chiaramente pensate a com'è comprando della pasta in altri paesi, come c'è il grano ad esempio in Russia, in altri paesi dove chiaramente i costi sono ancora inferiori. Sì? Ah, sì, il microfono. No, io volevo dire un'altra cosa su cui c'era di confrontarci con qualche agricoltore, qualche produttore, era il fatto che tu dicevi rispetto al prezzo troppo basso per cui non conviene neanche raccogliere a volte i prodotti. Questo costume da queste parti ha fatto sì che moltissimi agricoltori vendano direttamente alla pianta, alle multinazionali, e quindi questo avviene molto prima della maturazione del frutto, quindi il prezzo si stabilisce molti mesi certo prima, a un prezzo veramente bassissimo, perché vendendo il frutto alla pianta direttamente sono comunque produzioni intensive, questo diciamo che distrugge ancora di più la competitività per i piccoli produttori, cioè da queste parti è abbastanza diffuso il fatto di vendere alle grosse rate. Ma con quali prodotti? Anche con l'olio? Frutta? Frutta? Sì.
Sì, questo è una cosa che c'è, chiaramente toglie l'agricoltore dal mercato, no? Quindi dal valore di mercato di quel prodotto, che alcune volte può andare meglio, altre volte può andare peggio. Chiaramente quello è sicuramente un valore, un prezzo molto basso che viene riconosciuto, però forse c'è anche qualche elemento di vantaggio che è sapere prima che almeno quello lo prendi, no? E quindi poter programmare in maniera anticipata e fare delle previsioni. Poi chiaramente c'è tutta però lì. Di quello che sta in quel momento vendendo la pianta, però nella logica del mercato stai. Certo, certo, certo. Sì, e poi chiaramente come dire, no? C'è tutto il rischio che secondo me non viene remunerato, no? Perché poi magari la volta che ti va bene, ma, cioè, ok, ci puoi stare dentro, ma ogni tot anni può venire la grandinata, può venire qualche fenomeno, qualche malattia delle piante, per cui chiaramente la produzione non c'è e in quei casi immagino che non venga riconosciuto assolutamente nulla. Quindi sì, sì, ci sono delle indennità, volendo è anche possibile fare delle assicurazioni in agricoltura, però molti agricoltori con cui ho parlato non le fanno perché di fatto comunque sono un costo molto elevato e quindi spesso non conviene. Ecco, questo dato appunto secondo me è anche semplice da visualizzare ed emblematico, no, della catena del valore. Quindi c'è un dato che sono i 100 euro, quindi 100 euro di spesa alimentare che noi facciamo, e di prodotti comunque agricoli, agroalimentari, quanto va alle varie parti, no? Quindi i vari margini di distribuzione per tutti i principali comparti. Vedete che la maggior parte chiaramente rimane al settore della distribuzione, che è quello più grosso, mentre invece la parte agricola chiaramente è quella verde. Vedete la differenza che c'è tra il 2000 e il 2009? Quindi questo vuol dire la riduzione del valore di quello che va all'agricoltura su 100 euro di spesa. E quindi insomma, è un dato insomma, emblematico, no? Chiaramente. In realtà il valore dell'agricoltura comprende gli ultimi due pezzettini, quello verde e quello viola. Quello viola chiaramente invece sono i costi dell'agricoltura. Quello verde invece è quello che rimane all'attività agricola. Quindi su 100 euro di spesa nel 2000 erano 17 euro, 17,5, nel 2009 sono 12 euro al comparto agricolo su 100 euro di spesa. Però il dato ancora come dire, più significativo è poi all'interno di quella fascia, qui ho messo le composizioni percentuali, come cambia il reddito effettivo. No, perché poi chiaramente ci sono tutta una serie di spese che l'agricoltore deve sostenere. Quello che c'era prima erano le spese dovute ad esempio all'acquisto delle materie prime, i cosiddetti input. Qua invece sono le spese relative all'attività agricola, quindi ad esempio l'ammortamento, che sono compresi, e il costo del personale. Il reddito d'agricoltore è quello composto in viola. Vedete quanto è diminuito la componente di reddito dal 2000 al 2009. E questi insomma sono dati Istat e Eurostat, no? Quindi insomma non sono cose che mi sono inventato io. E quindi cosa vuol dire? Che su 100 euro di prodotto che si acquista, la parte di reddito, che quindi pagate tutte le spese, pagate il personale, i costi di ammortamento, gli input eccetera, si tiene l'agricoltore, e quel dato lì, che è esattamente il 13%. 13% in termini economici, adesso non ricordo esattamente, comunque intorno all'1,5%. Vediamo se me lo dà qua il dato. No, vabbè. Comunque, ecco, quindi 1,5. Quindi cosa vuol dire fondamentalmente? Su 100 euro di spesa che noi facciamo, quello che rimane all'agricoltore sono tra 1,50 euro e 2 euro, che lui chiaramente guadagna su quella. E quindi insomma chiaramente ci sono dei costi elevati di produzione per il mondo dell'agricoltura dovuti agli input, dovuto anche all'incremento chiaramente che c'è stato della rilevanza che ha il costo del personale, i costi di ammortamento, ma poi soprattutto chiaramente una diminuzione all'interno della filiera, quindi il valore va da altre parti, il valore va poi soprattutto come vedremo sulla trasformazione e sulla distribuzione.
E quindi questo è sicuramente un dato importante, un dato anche che spiega chiaramente perché molte aziende agricole chiudono o comunque si inventano delle modalità nuove, delle modalità innovative per rimanere, per continuare a fare insomma, un lavoro agricolo, magari integrando con altri redditi oppure basandosi sulla diversificazione e sulla multifunzionalità. Però questo appunto è un dato che fa molto riflettere, che noi sappiamo che se andiamo oggi al supermercato e compriamo 100 euro di prodotti alimentari, quello mediamente che va all'agricoltore sono tra l'euro 50 e 2 euro che si tiene lui, tutto il resto va da altre parti, e quindi chiaramente è un elemento molto molto importante. Chiaramente l'agricoltore poi non vive solo di quello, perché tutta la PAC, tutta la politica agricola comune ha dato appunto delle agevolazioni, i famosi sussidi, i famosi sostegni che vengono dati al settore agricolo perché il reddito non ci può essere dalla vendita dei prodotti, non può essere chiaramente sufficiente, e quindi vengono dati questi sostegni che permettono comunque chiaramente all'attività agricola di sostenersi in qualche modo. Quindi non attraverso il mercato, ma attraverso degli incentivi statali, in questo caso a livello comunitario, che vengono dati. Allora, quali sono i principali appunto, cambiamenti che ci sono stati? Allora, abbiamo visto che si è passati da un settore agricolo, un'agricoltura tipo contadina, dove non c'erano input, non c'erano output, o comunque erano molto ridotti, all'inserimento dell'attività agricola e del mondo agricolo all'interno di un complesso sistema agroalimentare fatto da tanti attori. Industrie che forniscono input, l'azienda agricola, le aziende di distribuzione, le aziende di trasformazione e infine i consumatori. I principali mutamenti socio-economici quali sono stati? Appunto una concentrazione degli operatori a monte a valle del settore agricolo, con conseguente potere contrattuale, potere economico, potere politico, sociale, no? La famosa clessidra del potere, no? Che è dove chiaramente è piccola al centro dove c'è l'agricoltura, si allarga molto dove ci sono tutte le multinazionali che forniscono input e sotto le multinazionali che trasformano e soprattutto distribuiscono gli alimenti. E poi parallelamente però, e questo chiaramente è una cosa su cui noi possiamo agire più direttamente, perché agire sulle politiche rispetto all'agricoltura della Nestlé o della Monsanto, come dire, è più difficile per noi, no? Inevitabilmente, direttamente, però il cambiamento anche degli stili di consumo, no? E questo chiaramente è andato in una certa direzione che vedremo, quindi cosa noi acquistiamo, quali sono le nostre scelte alimentari e come noi utilizziamo il nostro reddito per i nostri acquisti, quindi come è ripartito il reddito, anche la percentuale del reddito destinata agli acquisti alimentari rispetto a tutti gli altri acquisti. E anche questa è un'altra evoluzione importante che c'è stata nel corso degli anni. Allora, qualche dato sulla concentrazione, che questi sono assolutamente emblematici, no? Parliamo tanto, eccetera, no? Multinazionali, eccetera, poi andiamo a vedere i dati ed effettivamente sono dati molto, molto pesanti questi. Allora, i pesticidi, sei multinazionali hanno in mano i 3/4 del mercato mondiale dei pesticidi. Voi, mi viene in mente qualche nome sui pesticidi? Esatto, la Bayer? Non so. Esatto, queste sono due, sì, assolutamente. La cosa divertente della Bayer e della Monsanto, loro sono famose per vicende particolari, soprattutto perché sono entrambe due aziende molto abili, perché nel corso degli anni hanno saputo riconvertire gli usi delle loro produzioni, no? La Bayer, ad esempio, era famosa per il gas nervino, no? Che ha prodotto per anni, e poi sono passate a fare pesticidi di vario tipo. La Monsanto è famosa soprattutto per l'agente Orange, no? Che veniva utilizzato in Vietnam. E quindi poi chiaramente, quando sono finite queste grandi guerre in cui vengono utilizzati questi prodotti chimici, insomma, vario uso direttamente sulle persone, come l'agente Orange più indirettamente, ma comunque insomma chiaramente con tutta una serie di influssi poi sulle persone, si sono riconvertite probabilmente in qualche modo sostenute anche dalla politica, e quindi sono diventate tra le principali, la Monsanto la principale, aziende di pesticidi, di concimi chimici, eccetera, no? Proprio in quegli anni c'è stato un netto incremento da parte di tutte le aziende agricole dell'utilizzo di questi input agricoli, no? Insomma, si parla chiaramente del dopoguerra, l'uso bellico insomma, è chiaramente calato ed è aumentato quello agricolo proprio di tutti questi input.
Tra l'altro, l'altro aspetto divertente è che le due aziende che avete citato, sia la Monsanto sia la Bayer, sono anche aziende che non è che fanno solo pesticidi, fanno anche sementi, no? E quindi offrono, come dire, questi pacchetti completi all'agricoltura, dove fanno il seme, fanno il pesticida o il diserbante studiato apposta per lavorare su quella pianta in maniera più o meno selettiva, e fanno anche magari il concime chimico che da sono la mette, quindi hanno più un pacchetto completo per coltivare. Poi l'82% del mercato delle sementi è costituito da prodotti soggetti a brevetto, in cui il 70% è controllato da 10 imprese, quindi insomma 10 imprese che controllano questo mercato. Questo è un dato, come dire, elevato, ma anche in altri comparti è simile, no? Le 10 aziende magari controllano il 60-70%. Pensiamo ad esempio al mercato dei cellulari, i dati sono assolutamente simili, no? Le principali 10 aziende hanno praticamente tutto il mercato dei cellulari, no? Pensiamo solo alle percentuali, vediamo noi che hanno la Samsung, la Nokia, Apple, insomma queste principali aziende, la Sony. Però il problema è che qua loro, comunque, molte di queste aziende appunto sono anche le prime sui pesticidi e quindi hanno un grandissimo potere non solo sui semi ma sui pesticidi, quindi controllano completamente tutto l'input agricolo, molto spesso poi anche l'input delle conoscenze. Parlavamo prima delle università, ma molto spesso ormai le conoscenze vengono fornite dai tecnici di queste aziende, che vanno anche nell'azienda agricola e dicono: ah, devi utilizzare questo in quest'altro modo, e quindi di fatto sono dei fornitori unici di tutti gli input con un pacchetto completo. Invece, passando a valle, abbiamo le 10 multinazionali del settore alimentare, quindi pensiamo alla Nestlé, Unilever, insomma queste grandi aziende, che controllano il 26% del mercato dei prodotti confezionati. È una concentrazione un po' minore, ma anche qui molto molto forte a livello mondiale. Quindi 10 aziende, il 26% del mercato. E quindi insomma sono chiaramente dati emblematici e preoccupanti. Chiaramente noi abbiamo di nuovo pochissimo potere su quello che c'è a monte, perché nessuno di noi, penso, è agricoltore. C'è qualche agricoltore tra di voi? Qualcuno? Ah, ok, sì. Però invece abbiamo chiaramente un po' di più di potere con le nostre scelte, chiaramente sulle scelte che noi facciamo andando a fare la spesa. Qua ho messo le prime 10 multinazionali del mercato dei semi. Vedete che al primo posto c'è la Monsanto, e la Monsanto ha il 27% del mercato dei semi, c'è una percentuale altissima solo un'azienda. Poi c'è la DuPont, la Sinergica, eccetera. Tutte le prime tre sono anche produttori, oltre che di semi, di diserbanti, pesticidi, quindi anche prodotti chimici. Non tutte le altre, alcune sì, alcune no. Vedete che c'è anche la Bayern, che insomma è un pochino più in basso, al 3% sui semi, però invece la Bayer chiaramente è molto più potente invece nel comparto invece appunto della pesticide, eccetera, insomma è più specializzata su quello. Poi qua chiaramente si collega tutto il tema degli OGM, che stanno portando molto avanti tutte queste multinazionali, perché chiaramente si tratta però di avere ancora più potere, no? Adesso non entriamo qui nel dettaglio OGM sì, OGM no, eccetera, però sicuramente tutte queste multinazionali spingono in quella direzione, perché vuol dire concentrare ancora di più il potere e come dire, dare comunque ancora meno controllo a tutto quello che è il mondo agricolo, no? Rispetto alla riproduzione dei semi, eccetera, le contaminazioni. In Italia, come saprete, gli OGM non si possono utilizzare, c'è solo questa azienda in Veneto, Trentino, non mi ricordo mai, che chiaramente ci provano tutti gli anni, poi vanno comunque o altri agricoltori, associazioni di vario tipo a bruciare tutto, quindi insomma c'è questa diatriba, però loro tutti gli anni ci provano comunque, sostenendo che la libertà comunque di poter utilizzare quello che si vuole, eccetera, i sementi che si... Sì, sì. Esatto, sì. Soprattutto adesso c'è la vicenda di questo agricoltore australiano che ha fatto causa alla Monsanto. Anzi, non è così. Lui voleva fare causa alla Monsanto, ma non poteva fare causa alla Monsanto, quindi ha fatto causa all'agricoltore vicino a lui che aveva piantato GM. Questo è un agricoltore biologico molto famoso in Australia, che vendeva, soprattutto andava molto bene, attività per lui. Il suo vicino si è messo a coltivare OGM e chiaramente c'è stata una contaminazione.
quindi di conseguenza lui non ha più potuto vendere il suo prodotto come biologico, avendo delle fortissime ripercussioni economiche. Quindi lui ha provato a far causa al suo vicino, perché non poteva farla direttamente alla Monsanto, e ha perso. Però insomma, speriamo che il futuro adesso chiaramente farà un secondo livello. Ha perso perché hanno sostenuto che hanno fatto come dire, una valutazione non basata sul fatto che lui era biologico, e quindi hanno verificato che comunque lui le produzioni le ha avute lo stesso, ed è vero quello, non è che ha avuto un calo della produzione, non è che il vicino di casa gli ha buttato, non so, dei parassiti o qualcosa che... Esatto, quindi non sono basati sul fatto che comunque lui la produzione l'ha avuta, però chiaramente essendo un agricoltore biologico non ha potuto venderla come biologico, ha potuto probabilmente venderla come convenzionale, però chiaramente a dei prezzi molto inferiori, sostenendo comunque dei costi di produzione più elevati rispetto all'agricoltura convenzionale, e quindi di conseguenza chiaramente con un danno economico per lui. Adesso però chiaramente stanno andando a livello superiore, insomma, per vedere cosa si può fare. Sì. Allora, gli agricoltori non producono i semi. Io premetto, non sono un agronomo, quindi la risposta che ti do è basata sulla conoscenza di tanti agricoltori, su quello che mi racconti, eccetera. I produttori non producono i semi perché economicamente è una cosa che è poco conveniente prodursi semi. Cioè, io tutti gli agricoltori che conosco, anche quelli biologici, anche quelli più attenti, eccetera. Sì, certo, un tempo era basato su quello l'agricoltura. Ma per dire, anche mio padre che si fa l'orto continua a far così, no? Lui quindi fa la zucca, ogni anno prende dalle zucche più buone i semi e poi le ripianta, e effettivamente vengono sempre migliori. Però chiaramente è una cosa fatta a livello hobbistico familiare. Loro non, poi qui abbiamo un agricoltore, quindi possiamo anche sentire lui cosa fa, però gli agricoltori con cui ho parlato tutti mi hanno detto che appunto economicamente è una cosa che è molto dispendiosa riprodurre i semi, e soprattutto non hai le certezze che ti dà un seme acquistato da un'azienda, no? Che magari non è la Bayer, eccetera, magari è anche un'azienda biologica che fa semi biologici, eccetera, però comunque soprattutto i piantini, cioè in agricoltura, chi fa orticoltura, è difficilissimo che pianti il seme, sono quasi sempre piantini, perché tutta la fase dalla semina fino poi al trapianto è comunque molto delicata, e quindi ci sono vivai specializzati che fanno questa parte molto delicata della produzione e poi vendono direttamente il piantino, no? Quindi si mettono in qualche modo... E poi viene trapiantato quello, no? Quindi tutta la fase più delicata viene fatta, diciamo, da chi ha una competenza più specifica, e poi... fornire chiaramente un controllo, una produzione più di qualità. E poi c'è tutta la questione invece dei semi ibridi, che non sono GM. I semi ibridi sono semi che chiaramente sono pensati per produrre di più, per esaltare le caratteristiche produttive, in certi casi anche qualitative. E pensiamo ad esempio... Esatto, sono semi che non si possono riprodurre. Però ad esempio ho pensato in provincia di Biella c'è un agricoltore, tra l'altro segnatevi il nome, magari andate su internet a cercare dei video, si chiama Luigi Manenti. La sua storia è molto, molto bella, io sono andato un po' di volte a parlare, a chiacchierare, adesso insomma, mi hanno lasciato anche un po' di idee su cose da fare. Lui era uno scienziato sociale, lui è laureato in... psicologia sociale, sia lui sia la moglie sono laureati a Milano, hanno fatto ricercatori nell'ambito universitario della ricerca fino a più o meno 35-40 anni, poi si sono stufati di quel mondo vedendo che c'è tutta una serie di cose che non gli piacevano, un po' di truffe, un po' di cose di questo tipo, e quindi sono tornati in provincia di Biella, dove Luigi aveva dei terreni, insomma, di proprietà, e si sono messi a fare gli agricoltori, insomma, questo però non adesso, che in qualche modo ci sono molti giovani che si affacciano. Questo fatto 30 anni fa, in epoca di boom economico, eccetera. Loro hanno però, la cosa interessante è che avendo comunque questa formazione, come dire, scientifica, anche delle scienze sociali, hanno applicato i loro metodi di osservazione alla natura, e quindi sono state da sempre biologici, chiaramente un'azienda biologica, una delle prime nel Piemonte, però hanno inventato questo metodo
che si basa sull'assenza totale della concimazione. Loro adesso sono al 16° anno che non concimano, quindi non apportano assolutamente nulla, ma fanno tutta una serie di trattamenti. Vi posso garantire che le produzioni, sia in termini qualitativi che quantitativi, sono davvero molto molto consistenti. Hanno fatto anche degli studi con l'Università di Agraria di Torino. Loro praticamente basano tutto sulle micorrizze, che sono questi, diciamo, funghi microscopici, appartengono al mondo dei funghi, che crescono nel terreno, che entrano in simbiosi con la pianta e che fanno sì che la pianta possa attrarre maggiori risorse, maggiore acqua, ed essere più forte, crescere più forte. Quindi loro fanno tutta una serie di trattamenti del terreno per far sì che queste micorrizze possano proliferare, chiaramente. Quindi assolutamente non arano, come? Micorrizze. E chiaramente non arano, chiaramente fanno tutta una serie di operazioni di sollevamento del terreno in modo che si possa irrigare, e adesso sono al 16° anno in cui non apportano assolutamente nulla. Poi loro, una volta che la pianta ha finito il ciclo produttivo, passano con la trincia, trinciano tutto e poi fanno solo, chiaramente, operazioni superficiali sul terreno. Addirittura fanno schiacciare il terreno, non hanno un trattore normale, ma hanno un trattore con i cingoli, dove chiaramente il peso del terreno è ripartito in maniera più diffusa sul terreno. E quindi, ecco, però anche lui assolutamente, ad esempio, diceva: io per tutta una serie di colture, che lui assolutamente, insomma, agricoltura biologica, eccetera, utilizza di fatto dei semi ibridi. Utilizza dei semi ibridi perché lui, cioè lui, ma come tanti altri, sostengono che chiaramente in termini produttivi sono molto più validi, no? Quindi a parità di costi di manodopera, a parità anche di costi come concimi, come acqua, eccetera, la produzione è maggiore. Però chiaramente c'è un vincolo superiore con l'azienda che li produce, che è a monte, che se non c'è lei non puoi più far nulla. Ad esempio, cioè, questo l'ho testato io personalmente, no? A me piacciono tantissimo le zucche. C'è una zucca che è la mia preferita, che è la zucca Hokkaido, che è una zucca di origine giapponese che appunto cresce in questa isola di Hokkaido, ma insomma si può fare anche qua. La zucca Hokkaido, quella verde, perché c'è anche quella arancione, ma quella vera originale, quella verde, cioè ti fai un mazzo enorme per avere dei scarsissimi risultati, perché c'è una pianta, eccetera, che comunque richiede un sacco di lavoro, e poi la produzione ti fa tre zuccotti così, in tutto mare un chilo e mezzo di produzione, 2 chili se sei fortunato. Non so quale azienda ha fatto questo ibrido dal nome tipo Iron qualcosa, quindi anche un nome un po' pesante così, però effettivamente è buona quasi quanto l'Hokkaido, è davvero difficile distinguere, ogni pianta fa 10 kg l'anno. E questo produttore chiaramente lui coltiva queste, perché dice: io dovrei, quell'altra zucca dovrei venderla a 5, 6, 7 euro al chilo, ma chi è che compra la zucca a quel prezzo? Nessuno. E quindi di conseguenza anche lui coltiva le zucche ibride. E quindi, insomma, è chiaro che è complessa la situazione, no, rispetto... No, per completezza, forse perché magari io ho frequentato un altro laboratorio dal basso, quindi la condivisione di quello che è emerso ed era proprio sull'autoproduzione dei semi. Ovviamente la posizione del relatore era assolutamente contro, cioè, proprio i semi ibridi in certo forma e maniera. E lui, tra l'altro, è il presidente di Città Contadina, che è un'associazione, mi pare, italiana, che fa parte di questo grande network mondiale che è quello di Sinsave. Cioè, ci sono proprio delle persone che si producono e conservano i semi proprio per preservare tutte queste varietà. E appunto c'è, cioè, la posizione è proprio completamente differente, però se poi voi volete saperne di più, soprattutto su quello che non si serve in Italia, per esempio il sito di Civita Contadina dà dei grandi riferimenti. Poi in realtà, facendo questo corso, è venuto fuori, anche se io poi già tra l'altro lo conoscevo, che noi in Puglia abbiamo un sito proprio eccellente che è Angelo Passalacqua, che è una persona tra l'altro di una disponibilità estrema, che sta a Sant'Erno, se mai mi capita di andare a trovare. Lui in particolare ha tutti i semi per la ridocoltura, perché è una caratteristica della Puglia, è proprio la mancanza d'acqua, quindi lui conserva, dà gratuitamente campioni di questi semi, chiaramente lui poi in cambio chiede che tu, una volta che li porti a produzione, li ridai
parte di quello che lui gli ha dato, e questo garantisce anche la, diciamo, il miglioramento proprio della, della varietà, perché se tu poi lo continui a coltivare in posti diversi, vuol dire che continui a, ad avere semi che hanno caratteristiche differenti, che poi li metti insieme. Quindi, certo. Questo è proprio, cioè, è l'antitesi del seme ibrido. Cioè, ma infatti, cioè, è chiaro che la valutazione va fatta in termini complessivi, no? Se uno volesse avere una visione, certo, globale, sa che esiste tutto il mondo, e poi esiste anche. Poi è anche vero che cioè le multinazionali che producono i semi hanno un potere ormai. Certo, certo. È la, la sentenza dell'Unione Europea contro Coccobelli è anche, certo, cioè, di Coccobelli è anche sintomo di quanto forte sia la Monsanto. Certo, certo. Ma questo assolutamente, ma infatti questo qui è un modo di vedere, non la questione dei semi ibridi, cioè dal punto di vista produttivo. È chiaro che purtroppo poi c'è tutta una serie di conseguenze sul lato, ad esempio, soprattutto della biodiversità, della tutela dei semi antichi, eccetera, no? Ad esempio, appunto, un fenomeno dell'agricoltura moderna è tutta, appunto, la concentrazione delle produzioni su determinate varietà, no? Leggevo dei dati, ad esempio, sull'agricoltura inglese, dove, essendoci anche lì, come in Italia, una quantità sterminata di varietà di mele diverse, ma il 90% della produzione di mele ormai è fatto da due tipi di mele. Perché chiaramente sono quelle magari ibride o magari no, ma comunque sono quelle più produttive, che magari si conservano meglio, quindi vanno meglio per determinati canali di distribuzione. Però questo vuol dire, appunto, cioè, ha delle fortissime ripercussioni sul tema chiaramente della biodiversità. Un esempio, scusami, basta, mi tanto. No, no, vai, vai. Allora, per esempio, il presidente di Città Giudadina ci ha parlato dell'avena nuda, che è una vena già decorticata, che ha dei valori nutrizionali altissimi, validissima, che però le multinazionali non producono, perché poi i macchinari per decorticare la vena le fanno loro stessi. Certo. E quindi questa vena è introvabile come seme, ibrido, se no poi si acquista già nei sacchettini al dettaglio, nei negozi biologici, a prezzi ovviamente enormi, quando in realtà sarebbe un cereale assolutamente alla portata di tutti i coltivatori. Certo. Certo, sì, sì, però c'è un controllo della, che va in quella direzione. E qui, no, tutta la questione delle sementi, chiaramente. Ciao Filippo, ciao. No, io invece chiederei qualcosa a te. Tu con i semi, come, cioè, cosa produci innanzitutto? Aspetta, aspetta. Ah, no, il microfono che... Se no... Ah, ok. L'anno, insomma, a seconda delle annate, comunque giriamo un po' con la paperta, calma e avena. Ok. E tu con i semi come ti comporti? Quale orientamento hai? Sì, vabbè, la questione è particolare. Sì. Comunque rimane sempre il discorso della convenienza economica da parte del prodotto, che comunque è costretto a dover aumentare, cioè comunque massimizzare il profitto. Certo. Una Fuji coltivata, che ne so, a Londra,
anziché prendere una mela locale, comunque come dimensioni, come sa, dimensioni più piccole, è un problema anche nostro, una, certo, una distribuzione alla fine a vantaggio che comunque accomuna le necessità di tanti in pochi prodotti. Certo. E noi non abbiamo più tempo neanche per poterci dedicare, che ne so, anche fare la spesa ora a una cooperativa, così via. Nessuno, anche io non lo faccio. Certo. Sì, sì, no, molto spesso è chiaramente più conveniente andare al supermercato, trovi tutto, fai in fretta, in 10 minuti. Certo, certo. C'è sempre comunque una percentuale minima, inferiore all'1%, però comunque nei nostri prodotti abbiamo GM. Certo. No, no, ma infatti è un problema. Poi secondo me molto fa, cioè chiaramente le scelte dei consumatori e poi anche gli orientamenti, no, che dà la politica. Ad esempio, vi faccio un esempio di cui magari parleremo anche dopo. In provincia di Torino un po' di anni fa, il settore agricoltura della provincia, agricoltura, zone montane, zone rurali, ha costituito un marchio, il marchio dei paniere, del paniere dei prodotti tipici della provincia di Torino, che erano tutte quelle produzioni o agricole o artigianali che in qualche modo si stavano perdendo perché non riuscivano a competere chiaramente con gli altri prodotti. E diciamo che ha avuto comunque, no, un'influenza. Ad esempio, proprio tornando al tema delle mele, noi abbiamo moltissime, c'è tutta una zona della provincia di Torino che è proprio vocata alla produzione delle mele, il Pinerolese in particolare, e anche lì c'era questa concentrazione delle varietà, però essendoci almeno una decina di varietà antiche molto molto buone, con delle caratteristiche organolettiche molto particolari. Cioè, le mele sono tantissime, le varietà di mele che ci sono, no? Nelle interviste che ho fatto ho trovato proprio un agricoltore e lui come hobby faceva il degustatore di mele. E quindi aveva questa associazione di valorizzazione delle mele antiche che si trovano tutti i mercoledì sera e ognuno portava le sue mele, facevano questa degustazione cercando di catalogare in qualche modo quelle che erano le caratteristiche organolettiche, no, di ogni mela. Comunque questo progetto della provincia di Torino, ad esempio, sulle mele ha costituito questo marchio ed effettivamente c'è stato un cambiamento, no? Quindi continuano comunque le varietà prevalenti, quelle più conosciute, quelle che vanno bene magari per la trasformazione industriale, però anche queste 8-10 varietà antiche hanno avuto una nuova diffusione. Adesso ci sono molti, cioè mentre prima era una produzione più che altro fatta a livello hobbistico, perché molte mele sono molto piccole, si conservano un po' di meno, adesso invece anche i consumatori le cercano e quindi in molti casi, insomma, non è difficile andare magari al mercato dei contadini e vedere magari un banco con 10 tipi diversi di mele, 12 tipi diversi di mele con specificate le caratteristiche sopra. Però sicuramente c'è stato un cambiamento dei consumatori, dell'orientamento dei consumatori, ma parallelamente anche, no, la politica in qualche modo che è andata un pochino in questa direzione, no? Quindi spendendo dei soldi per fare una campagna di informativa, di pubblicità rispetto alla riscoperta di queste mele antiche. Cosa facciamo, Marinella? Non so, facciamo un attimo perché sono le 11, so, io un caffè me lo prendo volentieri, non so se voi... Facciamo un quarto d'ora di pausa. Sì, ok.